Loro hanno raccontato di questo mistero. C'è un film che si chiama Good Morning Babilonia, non so se l'avete visto. Ci sono i due ragazzi che poi saranno i protagonisti che vanno a Hollywood e che salutano il padre. Il padre gli dice: state sempre insieme, state vicini perché questa è la vostra forza. E se vi chiedono qual è il vostro segreto di questa vicinanza, non lo dite a nessuno, il segreto lo sa Dio. E loro non dicevano, non hanno mai parlato delle loro differenze, loro giravano una scena una e una scena l'altra. Io ho visto, perché li ho visti girare, ho un'idea di qual era la differenza, però una volta che l'ho detto si sono messi a ridere e mi hanno detto stai zitta. Aggiungere su questo, Diego? Sì, no, banalmente, come tutti noi, avendo avuto la fortuna di incontrarli spesso, anche di intervistarli spesso, anche a proposito della notte di San Lorenzo e non solo, quindi è vero, no? Questo alternarsi dietro la macchina da presa, i dissidi, almeno da quello che mi hanno detto loro, qualcuno degli attori, erano assolutamente, cioè sì, quando erano d'accordo li facevano privatamente, no? E a quel punto trovavano non so che tipo di accordo rispetto a una scena o a qualche gesto o alla tonalità di una battuta, però non pubblicamente, e quindi il mistero rimane. Giustamente, perché poi farlo pubblicamente significa far saltare tutta la truppa. Vai con la terra. Un episodio che si riferisce a San Michele, aveva un gallo che è divertente. Paolo e Vittorio, quando hanno fatto questo film, dopo qualche anno, anzi, dopo parecchi anni, dopo 10 anni aveva fatto San Michele, aveva un gallo, sono andate al Festival di San Sebastian. E alla fine della proiezione del loro film gli si avvicina un tipo misterioso, dice vi devo parlare, però è privato. Loro si allontanano e questo gli dice io sono dell'ETA. Allora l'ETA era un'organizzazione dei baschi, definita anche terroristica, ma non era un'organizzazione nazionalista, però alcune azioni sì, vedo il film di Gino Pontecorvo. Scusa, aggiungo un piccolo dettaglio perché c'ero. E c'ero in quegli anni a San Sebastian, c'ero in quel momento lì, e ogni mezz'ora, un'ora, esplodeva qualcosa a San Sebastian, si vedeva una nuvoletta. E questi dell'ETA circolavano assolutamente liberamente, protetti dalla popolazione. Continua. E allora gli ho detto, sì, io sono dell'ETA e vi devo ringraziare perché la nostra parola d'ordine, quando ci vediamo, che nessuno indovina mai, è San Michele aveva un gallo. Non sapevano cosa fare. E poi tu hai parlato dei pugni in tasca, Vittorio mi raccontava che quando è uscito i pugni in tasca, loro hanno detto, ma adesso noi che facciamo? Perché questo film ha detto tutto su questo momento. E poi insieme si sono detti noi facciamo una cosa diversa, noi trasformiamo in paradosso, lavoriamo ulteriormente e sono andati a lavorare sulla storia. Grazie Donatella.